Continua la grande festa del 25ennale dell'Associazione Culturale e Teatrale Le Tre Fontane di Presa, che domenica 28 luglio alle 21 propone un altro grande spettacolo. La Compagnia del Teatro di Nicolosi porterà in Piazza Aldo Moro, a Presa, la commedia In tre atti di Nino Criscione, diretta da Domenico Rizzo, Biscotti alle noci. Ai nostri microfoni. Il regista ci ha anticipato cosa dobbiamo aspettarci. A me piace molto parlare di Nino Criscione, l'autore che era un docente universitario, oggi purtroppo scomparso, e oltre a creare questa bellissima commedia, è stato l'ideatore del teatro La Mongolfiera di Ragusa, che noi abbiamo avuto come compagnia la fortuna di calcare il suo palcoscenico. Era una persona molto preparata perché era un docente universitario e noi con questa commedia nel 2004 abbiamo girato in lungo e in largo, allora con la regia di Nuccio Pappalardo, anch'esso oggi scomparso purtroppo, che ci è venuto a mancare una colonna molto importante alla nostra compagnia. E da quel momento sono subentrato io. E ho voluto riprendere questa commedia perché veramente mi piaceva ricordare sia il Nino Criscione, che ho avuto la fortuna, ripeto, di conoscere, sia il mio allora capocomico regista Nuccio Pappalardo. La commedia è basata su una crisi di alloggi che c'è a Milano, perché c'è un periodo di fiere e quindi si ritrovano a condividere questo appartamento due perfetti sconosciuti, un uomo e una donna, e da quel momento in poi, quando obbligatoriamente devono suddividere questo appartamento, incominciano tutte le crisi che possono succedere all'interno di una coppia che coppia non è, e con con i rispettivi coniugi che vivono in Sicilia. Non anticipo nulla sul risultato finale della commedia, ma dal momento che loro decidono di condividere questo appartamento, iniziano tutte le gag possibili e Mettete anche del vostro ogni volta, insomma, che immaginabili. Ma portate scena. sicuramente poi ogni compagnia ha un suo stile e quindi giustamente mettiamo anche del nostro, ogni compagnia la propone con l'esperienza e con la scuola di teatro che ha avuto. Sì, mettiamo anche del nostro.